Perché sono diventato fotografo? La mia mamma, il mio papà, volevano che io fossi fotografo? Oh, ragazzi, perché si fa il fotografo? Il fotografo si fa perché non puoi non farlo, alla fine fai il fotografo. Siccome poi fondamentalmente non sai fare niente di estremamente complicato e utile, schiacciare un bottone è forse la cosa migliore che puoi fare nella vita. In più si gira un sacco, si ha una vita divertente, movimentata, non sai mai cosa ti succede domani. Perché non fare il fotografo? D'altronde bisogna saperlo fare, è un mestiere. Alla fine diventa talmente un mestiere, lo impari talmente a fare bene che alla fine non ti diverti neanche più. Il problema è solo quello, divertirsi. Fotografia di scena all'inizio, diciamo di riprese di spettacoli, perché lo spettacolo accade, è divertente fotografarlo. Poi io sono un ritrattista fondamentalmente, quindi concerti, ho iniziato con concerti rock, anche classica, tutto. Poi andavo al bagno, sviluppavo, stampavo e il giorno dopo la mattina andavo a vendere quotidiani o al massimo all'Espresso. E ho iniziato vendendo questo. Poi da lì sono passato a un'agenzia di attualità e pretendevo di fare quello, ma non si viveva, non si campava, non si vendeva. Quindi ho iniziato a fare il paparazzo, l'ho fatto per molti anni a un livello piuttosto alto, poi mi sono sfrociato un frontale con la macchina perché non se ne poteva più, alla fine è stato quello il modo di mollare, e dopodiché mi sono messo a fare televisione. Dopo da lì ritrattini posati, poi set, poi fino ad arrivare al paradiso delle donne, che sono paradisiache, ma paradiso proprio non sono del tutto, e comunque anche quello alla fine è un mestiere. Il periodo della televisione era quello in cui io ho finito di fare il paparazzo, mi ero guadagnato, diciamo un po' così, in agenzia un passi per gli studi televisivi romani, quindi Rai e Canale 5, dove ho fatto gavetta, nel senso che ho imparato a parlare con i personaggi, con gli uffici stampa, a fare i primi servizi posati, cioè a non rubare più fondamentalmente, perché il reporter è un ladro. E il paparazzo è ancora più un ladro, perché è un ladro non di vita, ma alla fine un po' su commissione, cioè va proprio a rompere le scatole alla gente famosa, insomma, per fare le fotografie. Dopo questo io mi sono entrato negli studi televisivi e ho iniziato a fare lo scattino, diciamo così si diceva all'epoca in televisione, più qualche iniziale servizio posato. Thank you.
lavorando per la televisione, o meglio in televisione, ma per i giornali che si occupavano poi di personaggi, di storie televisive, io sono entrato in contatto nel 91 con Vittorio Corona. Vittorio Corona era all'epoca il direttore di due riviste molto belle, molto importanti anche a livello europeo, le numero uno, che erano Moda e King, e l'editore era l'Aeri, edizioni Rai. Quindi io stavo un pochino come il topo nel formaggio, nel senso che alla fine potevo fotografare quello che interessava loro nel mio modo, da quello che tiravo fuori, diciamo, un po' dagli studi Rai o dai set. E Vittorio era un grandissimo direttore, veramente grande, perché non ti diceva mai che cosa fare, ti diceva bravo, mi piaci, oppure non ti diceva niente. Se tu gli dicevi cosa devo fare, direttore, lui ti diceva ma fai tu. E quindi io iniziai a portargli questi primi reportage, si diceva all'epoca, di queste ragazze, ragazzine, ragazzette, starlet, fotografate però in un modo iper glamour, anche un po' un glamour rozzo, un glamour violentone, ecco, no? Un glamour de Noantri, ispirato chiaramente ai grandi fotografi di stampo anglosassone, ma che in Italia non faceva assolutamente nessuno. Quindi io in questo modo sono riuscito a diventare un po' un brand per quel tipo di giornali. Quindi Moda e King sono stati forse la più bella stagione, anche perché era a fondo la prima della mia fotografia di donne. Aveva un imprinting molto preciso. Da lì sono stato poi scoperto da Playboy Germania e è iniziata un po' una carriera in tutto questo settore. In più, a un certo punto, è esplosa la moda, la mania, l'onda dei calendari, che era nata subito prima che io iniziassi a fare queste cose o contemporaneamente. Fatto sta che a un certo punto, passando da Moda e King, che nel frattempo avevano chiuso, a Max, mi ci sono ritrovato completamente dentro, ed è stata una lunga ondata che poi ha permesso di fare tantissimo lavoro. Il nudo è difficile, è la cosa più difficile, in fondo è essere qualitativamente e formalmente impeccabili ma originali, quindi questo è veramente difficilissimo, perché il nudo è un genere, è stato fatto e rifatto in tutti i modi possibili e immaginabili, o quasi. Quindi la cosa difficile è avere un carattere, qualcosa da dire proprio, d'altronde o ce l'hai o non ce l'hai, facendo una cosa che è stata fatta miliardi di volte nella storia. Infatti si entra, è bello finché hai questo qualcosa da dire, si entra in crisi quando questo qualcosa l'hai già detto troppe volte, in fondo è sempre la stessa cosa, diventa la stessa cosa. Quindi all'inizio c'era una grande carica, sia vitale, proprio di venire fuori con rabbia anche, facendo il nudo, si può anche fare il nudo con rabbia o con amarezza. Non è detto che il nudo debba essere per forza bello, dolce, eccetera, eccetera. Quindi io ho detto certe cose, ho raccontato di una certa emozione delle donne, di una certa anche amarezza delle donne, di un grande coraggio delle donne, di una grande bellezza ovviamente delle donne, orgogliosa, e questo deve trasparire nelle mie foto, spero traspari. Quando l'ho detto c'era anche una dose di violenza, una dose di eccesso, no? Quindi queste cose poi, quando l'ho dette, piano piano sono passato a cambiare, a dirne altre, però poi ecco, devi sempre avere qualche cosa di nuovo da dire, se no meglio stare fermi. Fatevi la storia della vostra vita, ragazzi, questo è un grande consiglio, al di là delle fregnacce che vi impropina Corvaglia e i suoi emuli. Fatevi la vostra vita, non venite a chiedere a me qual è la mia vita. Gli aneddoti, ci stanno migliaia e migliaia di aneddoti. Ti fai gli aneddoti perché hai vissuto. Fatevi i vostri aneddoti, fatevi i cazzi vostri. Questo, la gente vuole questo, che io vi insulti. Io vi insulti. Allora, sto insultando il mio presunto amico Corvaglia, che mi sta incastrando in questa biega faccenda. Ma siccome Corvaglia non sarà presente poi
durante il programma, cioè lui sparisce dietro l'uomo, il Deus Ex Machina dietro la telecamera. Io insulto voi, cornuti, siete dei cornuti, prendetevi il coraggio delle vostre azioni e andate a farvi una vita da fotografo, perché la vita da fotografo sembra facile, ma in realtà te la paghi tutta, tutto quello che date alla vita, la vita vi ridà indietro, ma non vi dà niente che non gli avete già dato. Chiaramente fare fotografie non rubate, ma con il consenso, implicava tutto il problema del che cosa fare, del dove andare, del da chi farsi aiutare per fare il trucco, il parrucco, lo styling, eccetera, eccetera. E all'inizio ovviamente i mezzi erano pressoché zero, quindi si andava di solito millantando un permesso che non c'era in realtà, ma all'epoca si poteva anche fare. Si andava a Cinecittà, si entrava negli studios abbandonati, nei set abbandonati delle produzioni più grandi del mondo, che erano passate da là, tra l'altro i vari Sergio Leone e compagnia bella. Si andava su questi set, si portava la ragazza, che spesso era un'attricetta non particolarmente neanche avvenente, però si cercava di renderla il più possibile, e poi con questo stile un po' aggressivo, un po' glamour, iperglamour. Si facevano le foto per una clientela che erano i giornali, i mensili maschili o anche femminili, perché moda era un femminile, popolari. Una delle foto tipiche, una delle primissime foto di questo genere, al quale seguiranno molte altre, è quella di Evelina Manna, all'epoca soprannominata Evelina Ragazza Copertina, perché era assolutamente una maniaca del poter fare le copertine. Che è stata fotografata ai bordi di Cinecittà, dove gli studios di Cinecittà finiscono e dietro si vede la Cinecittà reale, e cioè la sfilza dei palazzoni. Evelina quel giorno era particolarmente sfatta, oserei dire, anche se ciao Evelina che ci segui, e comunque non so, aveva dormito male, il viso era un po' gonfio. Fatto sta che in tutto il servizio, pubblicato su 8 pagine, di cui doppia di apertura del servizio, quindi illustrativo di questa ragazza in questa set abbandonato, e in tutto il servizio, dicevo, Evelina non si vede mai in faccia, è sempre coperta dai capelli, mossi, braccia, movimenti di testa, eccetera, eccetera. Io ho sempre rifiutato questo ruolo del grande fotografo, di quello che fa il workshop, allora così, allora colà. Sono un grande fotografo. Faccio i workshop, ogni tanto fotografo, ogni tanto non fotografo. E allora si fa il fotografo perché devono parlare le opere, non le chiacchiere. Quindi, chiacchiere ne abbiamo fatte per una vita. Interviste su interviste che dicono sempre le stesse cose. Dimmi un aneddoto su questa fotografia. Ah, allora guarda, quel giorno fischiettavano gli uccellini, poi siamo cascati nel burrone. Oppure a lei così e lei colà. Qual è la donna più bella che hai fotografato? Non è possibile. Se volete la verità, dietro le fotografie ci sono gli esseri umani, davanti alle fotografie ci sono gli esseri umani, quindi noi possiamo parlare, passati 50 anni e fatti 30 anni di carriera, di esseri umani, di fotografie, sì, di striscio. Di striscio parliamo di fotografie. Il valore, una fotografia vale per quello che è rimasto di striscio al di là della fotografia. Scrivetevelo questa cosa, perché sennò non state facendo fotografia, state soltanto. Non lo so, una volta si diceva regalando soldi alla Kodak, ma la Kodak è morta. E non vorrei che anche la fotografia. Sì, poi allora partiamo da zero. Con la macchina fotografica il fotografo ha un rapporto erotico, ma non mediato, ha un rapporto tattile.
ce l'ha tra le mani dalla mattina alla sera. Quindi quando la guarda, quando la tocca, questa macchina gli deve fornire delle emozioni. Io che ho lavorato con le Leica, le Nikon, le Hasselblad, eccetera, eccetera, ma sono nato con le Nikon, fondamentalmente restano Nikon. Io ho subito il trauma dell'abbandono con la Nikon F4, perché fino alla F3, che era la terza generazione dell'ammiraglia Nikon a mirini intercambiabili, fino all'F3 sentivi lo spigolo, c'era un'emozione tattile vera. La F4 era invece diventò una saponetta elettronica in cui non c'erano più le rotelle, o se c'erano erano delle cose scivolose. Era pulsanti, pulsantini. Quando la toccavi non toccavi nulla, rimaneva in mano il niente. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oggi sono un uomo nuovo. Non mi faccio più di Fenidone. Ho appeso la macchina fotografica a un chiodo, me la guardo ogni tanto, ho comprato una piccola compattina digitale. Digitale, corbaglia digitale, con la quale scatto delle deliziose fotografie che testimonieranno la mia esistenza e il mio passaggio sul pianeta Terra. Per il resto mi dedico alla meditazione, alla coltura delle fragole e alla coltivazione di papavero da oppio. No, avevo scherzato. Seriamente, io faccio il gallerista. E più che il gallerista, no, neanche io scopro, vedo il divino intorno a noi, cerco di farlo vedere agli altri proponendoglielo e lucrandoci un minimo per poter condurre un'esistenza meravigliosa.